ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'informazione. Benvenuta Valeria D'Alessandro, nostro vice direttore. Con lui scopriamo il contenuto in anteprima del Ristori Quater che dovrebbe essere adottato nel Consiglio dei Ministri del prossimo venerdì. Valerio, ci anticipi i punti fondamentali? Come hai detto bene, corre obbligo usare il verbo condizionale perché sono giorni convulsi e si sta decidendo appunto quello che dovrà essere deciso con il provvedimento di prossima emanazione. Stiamo vedendo dalle notizie che si susseguono sul web che vengono cambiate, non dico di ora in ora, ma comunque con una certa frequenza, le indicazioni attinenti appunto alle decisioni che verranno prese, indicazioni che avranno come oggetto, per quanto ci riguarda stasera in particolare, la proroga dei tributi che sono di imminente scadenza. Proprio in considerazione della grave crisi economica, oltre che naturalmente sanitaria, c'è da parte del governo e naturalmente su istanza del sistema Confindustria la volontà di venire incontro alle difficoltà del mondo impresa, concedendo una proroga dei versamenti che sono di appunto imminente prossima scadenza. Mi riferisco in particolare e voglio sottolineare, proprio perché siamo a pochi giorni dalla scadenza, quindi è bene che ci sia un'attenzione a quello che verrà da noi inserito in tempo, lasciatemi dire, reale sul sito nostro nel banner coronavirus e naturalmente dai mezzi di stampa, in particolare la stampa speciale, come notizia che riguarda appunto la disposizione di proroga dei versamenti in acconto, in particolare la seconda rata di acconto che è a scadenza 30 novembre. Quindi acconto IRES, IRP, IRAP, in particolare IRES e IRAP che dovranno penso essere oggetto di questa proroga per la platea, che anche qui andiamo su quello che è l'indicazione di massima che andiamo a leggere, cioè dovrebbe essere riservato questa disposizione qua ai soggetti IVA con volume d'affari fino a 50 milioni di euro. Si parla di un'ulteriore condizione che dovrebbe riguardare la riduzione del fatturato novembre 2020 su novembre 2019 in una percentuale almeno del 33%, ma lo do veramente come un forse perché non si sa se ci sarà o non ci sarà questa seconda condizione. Staremo a vedere. L'importante è che si stia tutti quanti accorti a cosa verrà deciso nella data di venerdì. Aggiungo ancora che in questo provvedimento potrà essere decisa anche una proroga per la presentazione di Unico, che dovrebbe essere appunto l'ordinaria scadenza sempre a fine mese. Potrebbe essere ancora decisa la proroga dei versamenti di ritenute, contributi previdenziali, INAIL e tutto un po', e IVA, che ha scadenza 16 dicembre. Infine potrebbe essere ancora adottata una, diciamo così, un provvedimento di ulteriore rottamazione delle cartelle di pagamento per chi avesse saltato, diciamo così, le precedenti scadenze di rateazione dovute ai precedenti disposizioni di rottamazione. E si parla di una sorta di, chiamiamola, a me non piace tanto usare il termine, comunque sanatoria, per chi non vuole adottare appunto sistemi di rottamazione ma voglia mettere una diciamo così pietra tombale, non tombale, non usiamo il termine tombale, ma no, una pietruzza su quello che è il pregresso.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi intanto grazie molte per queste anticipazioni importantissime e allora attendiamo Vedremo. venerdì. E adesso proseguiamo con i numeri divulgati dall'unità di crisi. Come avete visto nella nostra tabella, l'unità di crisi ha comunicato che i contagiati in Piemonte riscontrati oggi sono 2.878 su 21.540 tamponi, 1.211 asintomatici. Dall'inizio dell'epidemia il numero sale a 156.253. Il totale in provincia di Cuneo è aumentato oggi di 618 persone e sale a 21.050 casi. I ricoverati in terapia intensiva sono 403 in tutta la regione, i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.095, meno 21 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 72.423. I pazienti piemontesi guariti sono 72.529 più 1.948 rispetto a ieri, di cui 8.411 in provincia di Cuneo. Sono 84 i decessi di persone positive al test Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'unità di crisi, di cui 7 verificatisi oggi. Il totale piemontese al 25 novembre di 80.803 deceduti, di cui 627 in provincia di Cuneo, 12 in più rispetto a ieri. Oggi una dichiarazione del governatore Alberto Cirio: il contagio rallenta, saremo arancioni tra il 1° e il 3 dicembre. Stiamo uscendo dalla zona rossa, ha commentato il presidente della regione, ospite della trasmissione Un giorno da pecora ai microfoni di Rai Radio 1. L'RT, quando andammo in zona rossa, era 2,16, nell'ultimo report di venerdì era di 1,1, aggiunge. Questo vuol dire che il contachilometri del contagio ha rallentato e ha rallentato di molto. Per il momento è tutto, grazie per averci seguiti.